Bello il cattivo tempo per la prima di Saturday Night Fever, la febbre del sabato sera al Teatro Olimpico. Noi ci siamo assicurati anche la persona che ha creato i costumi, Graziella Pera. Ciao. Graziella, come ti sei basata, oltre che immagino seguire un po' le linee del film, su cosa ti sei basata per i costumi di questo spettacolo? Ho seguito le linee del film, però il film era troppo veritiero, era troppo strada, e ho creato un'alternativa, una strada che fosse colorata con anche delle paillette, dei colori un pochino più vistosi che potessero dare l'allegria delle sale da ballo e di questo tipo di gioco. I costumi degli uomini, tutti rifatti, pantaloni nuovi, camicie, per dare i giubbetti, le giacche, per dare il gusto dell'epoca. E comunque sempre avendo io ho questo gusto del colore, portando avanti sempre questa ricerca nel colore. Ecco, precisiamo un fatto, è tutto un lavoro di sartoria, non c'è stato un tra virgolette riciclo di costumi, avete fatto dei lavori tutto di sartoria. Sì, il lavoro è tutto in sartoria, e questo tipo di spettacolo si disegna e poi si porta in una sartoria e si fanno le campionature, per cui si scelgono le stoffe, si scelgono in base come vuole il costumista, e io do sempre delle scene che hanno dei colori che si richiamino, oppure scene che siano tutti, ognuno abbia un vestito di un colore, e comunque tendo a fare la scena con i rossi, la scena con i blu, la scena con le fantasie, in modo da dargli un carattere che sia quello particolare, ecco, diciamo. Ecco, allora, l'ultima domanda te la faccio un po' cattiva. No, non è cattiva. Senti, allora, tu hai fatto anche i costumi per Jersey Boys. Sì. Qual è la differenza? Perché lì forse c'era una semplicità di vestire. Lì, ecco, allora, quello è rimasto più. Ho seguito lì una linea più cinematografica, diciamo. E la semplicità e la linearità derivava da questo. Qui ho calcato un pochino la mano sul musical, lì mi sono mantenuta invece in una forma cinematografica, semplice, lineare, dove anche lì tutti gli abiti degli uomini, per forza, perché poi specie gli uomini non esistono, di quelle epoche o così, con quelle taglie, poi devono essere dei colori precisi, quindi è tutto un lavoro di ricerca. E quindi noi vi aspettiamo alla febbre del sabato sera, e se vedete questa signora bellissima sappiate che tutto il bello che vedrete sul palco riguardo ai costumi è tutto merito suo. Grazie, ciao.